Oggi 28 dicembre 2009 siamo qui nel Borgo Antico di Cellammare per la terza edizione del Presepe Vivente. E tra poco la terza edizione qui a Cellammare nel Antico, e questa è la seconda serata e intervistiamo subito il nostro parroco Don Valentino. Sì, l'impressione è molto positiva, è bello stare insieme, soprattutto divertirsi, rivivere lo spirito del Natale, dare l'occasione a tutti per salutare amici e parenti e trascorrere qualche ora, ecco, in letizia. Questo è lo spirito del presepe e questa terza edizione è molto più bella della seconda e speriamo che la quarta sia ancora migliore. Mare, il presepe, tutto fatto minuziosamente in pietra, è veramente un'opera d'arte per tutti noi qui a Cellammare. Ecco che ci ritroviamo qui con la torre dell'orologio maestosa che si impare, con gli armigeri pronti ad accogliere la gente, musicanti pronti per far ascoltare la musica nel nostro centro storico. E qua abbiamo il nostro censimento. Ed è qui che ci troviamo, nel castello di Cellammare, ristrutturato da poco, gente, per assistere a questa rievocazione del presepe vivente. Ecco per voi la piazza. La gente che acquista, cordiale, di saluti e di rivivere l'arrivo di Gesù in mezzo a noi. Ed ecco che c'è, abbiamo la ricotta con formaggio fresco, appena pronto, caldo, fatto, giusto? Sì, è la ricotta che è il formaggio. Non esisteva l'acqua calda, esisteva solo acqua fredda, con i sapori di una volta, qui vediamo l'alloro e anche abbiamo il carbone, che il carbone disinfettava e puliva al meglio la biancheria. E vediamo come si lavava, si asciugava e poi completavamo con, nello stirare con i vestiere, un vestiere veramente bello. Questi cestini sono veramente un'opera d'arte, complimenti a colui che li preparavano per i loro figli, i loro parenti, per chi poi sta anche in attesa, preparavano tutte la dote per falegname, un vecchio mestiere nobile ma antico, il mestiere del falegname. Ed ecco qui che si preparano gli oggetti. Come ogni anno, i falegnami del presepe vivente preparano e regalano a Don Valentino un oggetto. Dove, ecco, come ben vediamo, si prepara la massa, si preparano le frittelle, si vendono. Ed ecco qui, vediamo dove si stanno friggendo le nostre frittelle. Le frittelle che tutti stanno assaggiando. Cosa le sembra di questo presepe? Se è la prima volta che... No, anzi, siamo venuti anche l'anno scorso. Lei di dov'è? Di Casa Massima. Di Casa Massima. E che come vi sembra questo presepe? Sì, sì, è troppo bello, cioè a noi piace tanto. Vi è piaciuto? Sì, tantissimo, anche le cose, gli assaggini sono veramente squisiti, ottimi. Roba genuina, proprio caserecci. Ok, vi ringrazio, arrivederci. Allora, questa è la terza edizione del presepe vivente, sempre di più, anche lo dice la gente che stiamo intervistando, sempre al meglio. Lei che cosa pensa di questa iniziativa cellamarese? Beh, io ho sempre approvato sin dalla prima edizione questa bellissima iniziativa, il cui merito va soprattutto al nostro parroco Don Valentino, che ha avviato, diciamo, questa idea, questa iniziativa con la collaborazione di tutti i giovani del gruppo parrocchiale, quindi tutti i giovani che lui è riuscito a mettere insieme e che ogni anno si impegnano sempre di più per far sì che questa iniziativa migliori e possa far sì che arrivi sempre più gente qui a Cellammare. E devo dire che i commenti che ho avuto modo di rilevare da parte di tanti visitatori
che vengono dal comune limitrofi ma anche dal capoluogo della città di Bari sono estremamente positivi, perché sembra che nella provincia di Bari è uno dei pochissimi comuni in cui si realizza una manifestazione di questo tipo. Quindi per noi città di Cielammare, per noi amministrazione, per la parrocchia, è sicuramente un motivo di vanto e una grande soddisfazione. Significa che l'immagine di questa comunità cresce anche sotto questo profilo, quello dell'attività culturale, in grado appunto di attirare l'attenzione da parte di tanti visitatori. Perciò lei da dove viene? Abito a Cielammare. Ah, abito a Cielammare. E l'anno scorso vi è piaciuto? Molto. Perciò ci ritorna proprio per questo. Certo. Ok, la ringrazio. Questo è il secondo anno che partecipiamo e pensiamo che sia una bella iniziativa. E come esperienza, è un'esperienza che a voi piace? È un'esperienza da far vedere ai vostri figli? Meravigliosamente suggestiva, bellissima e anche unica. Io gli altri non li ho visti, però questo è molto molto bello. Siamo ritornati per la seconda volta. E allora siamo felici di questo e auguriamo a tutti voi. Bellissimo. Che cosa le ha colpito più di tutto? Beh, quasi tutto in genere, perché proprio sembra come se fosse... Come... Giusto. E i prodotti, qual è il prodotto più buono che ha assaggiato? Ancora non so, sono appena arrivata. Allora, una buona passeggiata. Una buona, ma molto piccanti. Sono piccanti? È una ricotta forte. Ah, e il vino com'è? Il vino è buono, no? È buono. Scusate il boccone, però... E da dove venite? Noi siamo di Cielammare. Ah, dove? In che zona abitate? Terra Alta. Ah, Terra Alta, bene. Allora, da Terra Alta si scende giù per vedere queste belle manifestazioni. Mare, cosa bellissima. Qualcosa? La ricotta buonissima. La ricotta calda, appena pronta. Veramente buona. Ok, vi ringrazio. Da Casa Massima. Ah, da Casa Massima. E allora, come vi sembra questa iniziativa di Cielammare? Buona, ottima. Abbastanza. Cioè, questo è il secondo anno che andiamo, quindi... Vi piace come iniziativa? Benissimo, tutto bene. Abbiamo mangiato tanto, tantissimo, un po' piccante di là, però tutto però, buono, buonissimo. Col piccante va bene il vino. Solo che si è allargato lo stomaco, però abbiamo più fame. E i legumi e la polenta calda? Sì, ma buonissima, tutto buono. I legumi con la polenta, con la salsiccia, buono, col sugo di salsiccia, favoloso. Tutto buono. Tutto buono. E allora, cara signora, come va? Bene, bene. Come vi sembra questa iniziativa? Questa è la terza edizione. Bellissima. Questo è il primo anno che vengo. Vi sembra? È bello, è stato organizzato abbastanza bene e tra l'altro è proprio il, diciamo, il posto, il paesaggio che è così molto vecchio e nette di poter essere anche allestito per questa occasione, quindi per far sì che fosse tanti anni fa. Voi da dove venite? Beh, io le mie origini sono di Capurso, però vivo a Roma. Io ho visto tanti altri presepi, ma comunque ognuno questi presepi è bello proprio per il paesaggio. In questo caso proprio il borgo offre, e quindi è molto bello, uno diverso dall'altro, ma comunque è molto bello. Ne valsa la pena, ecco, venire questa sera qui a visitare il presepe. E lei che cosa pensa? Da dove viene? Da Capurso lo stesso. Sì, è molto bello, anche perché il borgo è stato mantenuto come nelle origini, mentre a Capurso è stato un po' stravolto. Quindi le tende, le botteghe sono molto più appropriate qui. Davvero complimenti. Avete assaggiato qualche prodotto? Sì, il maialino arrosto. Buono? Buonissimo. La ricotta e adesso stiamo prendendo le frittelle. E allora buon proseguimento a tutti. Assolutamente straordinario, molto bello, molto ben organizzato e c'è tanta partecipazione da parte di tutte le paesi. Uffa, è Omega, è al centro solo loro, la natività. Giuseppe, la Madonna e il bambinello, preparato in pietra, proprio perché la pietra, come diceva il nostro parroco, è l'unico è quella, diciamo, è l'unica cosa che a non essere mai distrutta, essere forte al vento, all'acqua, alla pioggia, e perciò con la forza di Natale siamo tutti pronti per augurare a tutti voi, a tutti gli amici di Cielammare Fotoweb, un buon Natale e un meraviglioso anno 2010, colmo di felicità, gioia e tanta speranza.